Eccellenza Reverendissima e caro fratello Monsignor Domenico Pompilli, Vescovo di Rieti, grazie anche per le sue parole di benvenuto. Eccellentissimo Monsignor Lorenzo Chiarinelli, caro anche amico e rietino proprio doc. Distinte autorità, sono il sindaco, reverendi sacerdoti, religiosi, religiose, sorelle e fratelli nel Signore. Vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo. Abbiamo appena proclamato questa esortazione dell'Apostolo Paolo indirizzata alla comunità di Efeso, ma rivolta questa sera a ciascuno di noi, a questa città e ai milioni di devoti che nel mondo celebrano la festa di Sant'Antonio. Egli di Lisbona, secondo la nascita in terra, di Padova, secondo la nascita in cielo, è stato anzitutto di Cristo come fedele discepolo del poverello. Sono certamente ammirato dall'intenso programma che oggi viene inaugurato per celebrare il celeste patrono con una serie di eventi a carattere religioso e culturale che vedono il concorso delle diverse anime della città. Ed in particolare ringrazio tutti i membri della Pia Unione di Sant'Antonio da Padova, che ringrazio insieme al Vescovo Monsignor Domenico Pompilli. Chiediamo tutti insieme la grazia di una straordinaria conversione. A quale cambiamento mi riferisco? A quello necessario ad una certa mentalità cristiana secondo la quale la devozione e l'invocazione ad un santo patrono ci collocherebbe quasi tra gli spettatori, nel pubblico di una gara, durante la quale a correre o lottare sarebbe il nostro santo, portando le nostre suppliche per poi ottenere la vittoria di cui dovremmo trarre beneficio. Il Nuovo Testamento invece, sia attraverso San Paolo come nella lettera agli Ebrei, ci invita a sentirci noi stessi impegnati in questa gara, forti della testimonianza di coloro che ci hanno preceduto e ora ci sostengono e ci spronano a non temere la fatica, ma a guardare fisso la meta che è Cristo, per ricevere noi pure la corona del vincitore. Pensate a questa sfida quando vi metterete in processione nei prossimi giorni, recando con voi la macchina con il santo e i grandi ceri che l'accompagnano qui a Rieti. San Paolo ci ha offerto un programma preciso: cercare di crescere in ogni cosa verso Cristo, vivendo secondo la verità nella carità. Se pensiamo a Sant'Antonio, ci accorgiamo che per lui è stato proprio così. La sua vita è stata segnata da una continua crescita, nel senso di una modalità sempre più profonda e autentica di vivere la sequela del Signore e Maestro. Il tempo speso nello studio e nell'accurata formazione tra i canonici regolari di Sant'Agostino a Coimbra sono poi divenuti un dono per tutta la famiglia francescana che allora si stava strutturando,
e la sincerità delle sue intenzioni venne confermata proprio dal santo serafico Francesco, che gli concesse di poter continuare ad insegnare. Antonio ha potuto così vivere la verità del proprio dono, che ha verificato con la Chiesa e lo ha messo a disposizione per l'educazione dei chierici e del popolo di Dio. Non stiamo parlando di un insegnamento freddo e distaccato, ma di un autentico studium Christi, passione per la conoscenza di Cristo, che ha saputo contagiare chi lo incontrava. Perché Antonio è stato grande amico del popolo di Dio, e quanto più lui si immergeva nel Signore, tanto più da lui veniva il conforto dei sacramenti e veniva consegnato il conforto anche a tutto il popolo fedele. Un cristiano così non può che essere creativo e propositivo per lo stesso bene comune della sua patria e della sua città, non per la condiscendenza verso una parte o l'altra, ma per amore dell'uomo e a servizio della sua altissima dignità. In questo senso ricordiamo il suo intervento per modificare e migliorare la legge patavina che puniva i debitori insolventi. In questo senso è giusto che ciascuno di noi si interroghi sul dono ricevuto dal Signore e su come lo si sta mettendo a frutto. Questi chiede di imparare a mettere a frutto l'arte del discernimento, di educarsi a confrontare la propria vita con la parola di Dio e nella Chiesa, e chiede alla compagine ecclesiale in tutti i suoi membri la capacità di prendersi cura del cammino dei propri figli. Per i giovani tutto ciò è il grande tema della vocazione cristiana. Qual è la modalità concreta, ci domandiamo, che il Signore custodisce per me, perché la mia vita sia un segno di amore? È la costruzione di una famiglia, un lavoro che edifica il bene comune, la passione civile che lo serve, oppure una speciale via di consacrazione sacerdotale, religiosa o missionaria? Come sei chiamato tu, caro amico giovane, ad amare? Come sei chiamato oggi e in futuro? Sant'Antonio non ha fatto sconti. Per lui la verità era il Verbo fatto carne, Gesù Cristo, e questo insegnava, ma vivendo come lui, che da ricco che era si è fatto povero per arricchirci per mezzo della sua povertà. Se ne è fatto testimone ed annunciatore nella carità e nella benevolenza. In un tempo e in una società liquida, come definita dai sociologi, anzitutto come fedeli appartenenti alla comunità cristiana, vogliamo interrogarci sulla nostra personale e comunitaria fedeltà all'ascito di Antonio. Ecco come celebrare profondamente la sua festa. Siamo tra coloro che affermano che non c'è verità, o è impossibile conoscerla? Oppure con il nostro patrono vogliamo dire al Signore: Gesù, tu sei via, verità e vita? Non stiamo parlando di un concetto o di un teorema che, una volta imparato, possiamo dire di aver messo nel nostro bagaglio di conoscenze come fosse nostro, ma di una verità che è la persona del Figlio di Dio, e per questo chiede di rimanere abbracciati a Lui,
di camminare con Lui sulle strade della vita, di amare l'esistenza presente desiderando quella eterna. La prova di questa verità che è via e vita ce l'ha offerta la parabola del Vangelo. I discepoli sono costituiti missionari e annunciatori, ma si dice chiaramente che il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. I segni della predicazione indicano chiaramente che l'intera esistenza umana è coinvolta. Il male è scacciato e il veleno dei serpenti non reca danno. Si è capaci di parlare una lingua nuova e ci si prende cura degli ammalati e dei poveri attraverso la preghiera e l'opera delle proprie mani. Il Signore ci doni di scacciare anche tra di noi ogni veleno di cattiveria o maldicenza, gli uni contro gli altri, dentro e fuori le comunità cristiane. Ci aiuti a prenderci cura in modo autentico e coerente di ogni uomo o donna in situazione di bisogno che bussa alle nostre porte, e se anche non possiamo risolvere tutti i problemi materiali, almeno lasciamo che Egli abbia posto questo fratello o sorella nel nostro cuore, e prima o poi anche la soluzione potrà giungere. E come Sant'Antonio, e come spesso ripete Papa Francesco, continuiamo a prenderci cura degli ammalati, sia quelli nel corpo, ma anche quelli che lo sono interiormente, perché è stata loro tolta la speranza, la gioia. È un rischio anche per ciascuno di noi, giovani e adulti. Preghiamo in particolare per tutti i fratelli e sorelle di questa amata terra, che recano la ferita del terremoto che ha devastato Amatrice, Accumoli ed altri paesi dell'area. Sia versato sul loro cuore l'olio della consolazione, affinché mai perdano la speranza di un nuovo futuro, ritornando ad abitare in quelle terre grazie alla giusta e doverosa compensazione, almeno sul fronte materiale, secondo le possibilità garantite dalle pubbliche autorità e dalla gara di solidarietà nazionale e internazionale che da quel giorno si è messa in moto. E permettetemi di pensare in questo momento della messa a quelli terremotati nella loro esistenza, della Siria, dell'Iraq e di tutto il Medio Oriente. Non hanno sofferto come qui il devastante terremoto, ma la loro vita è stata anche perseguitata, spezzata e sofferta, e hanno dovuto lasciare, soprattutto i nostri fratelli cristiani, le loro terre nelle quali erano lievito e fermento di bene e di speranza. Io li associo tanto ai nostri fratelli terremotati dell'Italia, un terremoto diverso ma anche pieno di sangue e di sofferenza. Maria Santissima, aiuto dei cristiani e consolatrice degli afflitti, ci aiuti a stare in tutti i tempi della nostra vita dinanzi alla croce del suo Figlio, come ci invita a fare proprio San Antonio in uno dei sermoni che oggi affido alla vostra preghiera. Vi chiedo anche una preghiera per i frati della custodia della Terra Santa, presenza tanto preziosa nel Medio Oriente, che invocano essi pure Antonio come patrono e che hanno iniziato ora le celebrazioni per l'ottavo centenario della loro presenza nella terra di Gesù.
E questa è la preghiera che vi lascio e che voi, se ricordate poi qualcuna di queste parole, la ripetete almeno una. Cristo, che è la tua vita, sta peso davanti a te, perché tu guardi nella croce come in uno specchio. Lì potrai conoscere quanto mortali furono le tue ferite, che nessuna medicina avrebbe potuto sanare, se non quella del sangue del Figlio di Dio. Se guarderai bene, potrai renderti conto di quanto grandi siano la tua dignità umana e il tuo valore. In nessun altro luogo l'uomo può meglio rendersi conto di quanto egli valga che guardandosi nello specchio della croce. Amen.